Siamo entrati ormai nel vivo del mese di gennaio e nel nostro campus gli studenti stanno lavorando con impegno prima della chiusura del quadrimestre. Le classi quarte della primaria, incuriosite dallo studio dei vulcani, hanno deciso di unire la teoria alla pratica, realizzando dei bellissimi plastici. Sentiamo i nostri inviati che sono stati con i ragazzi durante l'esposizione dei loro lavori. Grazie della linea! Come avete fatto a costruire il vulcano? Abbiamo messo sotto una bottiglia, sopra ci abbiamo messo un portamuffin, l'abbiamo indurito mettendo sopra della carta e abbiamo cominciato dal sotto mettendolo sempre più in alto per fare una specie di imbuto. Poi abbiamo aspettato che si asciugasse e l'abbiamo dipinto con delle sfumature di grigio, nero e marrone. Abbiamo fatto la lava e degli spazi bianchi per simulare la neve e poi abbiamo usato dei sabbiarelli per rendere l'erba, cioè la base, più realistica. Maestra Gloria, ci sai dire quali sono gli obiettivi didattici di questo lavoro? Questo lavoro è stato svolto come attività conclusiva degli argomenti trattati, che sono appunto le Alpi, gli Appennini, in particolare i vulcani. Ai bambini è stato chiesto di realizzare in modo completamente facoltativo un progetto, un modellino di un vulcano. Sono stati liberi di scegliere con quale tecnica realizzarlo e quali materiali utilizzare. Devo dire che ha riscosso molto successo perché i bambini hanno partecipato con molto entusiasmo e in tanti a questo lavoro. L'hanno realizzato a casa durante le vacanze di Natale e sono stati molto bravi perché hanno espresso la loro creatività, la loro originalità in modi diversi e sono stata molto contenta di questa proposta. Mi pare sia stata molto apprezzata. Confermi, Sara? Sì. Enrico, come mai hai usato il legno? Diciamo che è impermeabile. E invece, Massimo, come mai hai fatto le bollicine e i due crateri? Ho fatto le bollicine per far sembrare un po' più l'effetto della lava e l'ho fatta con una vernice trasparente che quando asciugata fa questo effetto. E ragazze, perché avete messo il collano e Pompei sotto il vulcano e che vulcano è? Quando il vulcano, che è il Vesuvio, erutta, c'erano sotto due paesi che sono Ercolano e Pompei. Come avete fatto a costruirlo? Allora, abbiamo preso un cartone della pizza, l'abbiamo preso un barattolo che c'è all'interno di pomodoro e abbiamo rivestito con dei giornali, poi l'abbiamo attaccato con scotch. Poi abbiamo messo sopra degli stracci e abbiamo messo il gesso in polvere mischiato con acqua. Poi ci siamo rivisti per usare le bombole e pitturarlo. Poi abbiamo fatto le casette e degli alberelli un lago. Tommy, ci spieghi un pochino come funziona il tuo vulcano? Allora, prima di tutto, mio papà mi ha aiutato a fare la base che l'ho fatta in legno. Poi ho creato il gesso che si fa con la polvere e con l'acqua. Prima abbiamo messo una tovaglia, poi l'abbiamo rifatto tutto di gesso e poi abbiamo fatto un pochino gli alberelli per fare un po' il paesaggio. Oggi l'abbiamo fatto eruttare e ci siamo divertiti tantissimo. Gennaio è un mese importante anche per gli studenti delle classi terze e della secondaria, che dovranno finalizzare le loro scelte future. Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni ex alunni che hanno iniziato il loro percorso alla scuola superiore. Come ti chiami? Mattia Calzoni. Suami Denti. Che scuola frequenti? ITIS Castelli a Brescia. Liceo scientifico Alvida Cremona. Sei felice della tua scuola? Molto. Sì. Una cosa bella della tua scuola? I laboratori, l'ambiente. Al preside vorresti dire? Che è una grande. Che è una persona molto gentile che si presta per gli alunni. Un complimento che hai ricevuto come studente? Di essere particolarmente preparato. Che sono molto brava nello studio. Due cose che hai messo nella tua valigia uscendo dalla nostra scuola. Felicità e il sentirsi parte di una famiglia. Il senso di famiglia e un ambiente che accoglie tutti. Impegnatevi Di una parola agli studenti di oggi. che è importante. Di stare tranquilli e di fare una scelta per il proprio futuro. Di una parola ai genitori che ci seguono. State tranquilli che i vostri figli sono in buone mani. Di stare tranquilli che è un bellissimo ambiente. Di una parola al professor Paolo Mondini. Profe, lei è un bomber. Di una parola alla profe Paola Grassi. È una persona molto gentile che mi ha sempre aiutato. Cosa provi quando ritorni qui?
Il senso di sentirmi a casa. Un senso di famiglia e di amore, e mi piace molto ritornare qui. Grazie. Prego. Grazie a tutti. Continuiamo a conoscere la nostra fondatrice Santa Palla Elisabetta Cerioli attraverso le voci dei nostri alunni. Vi leggo uno scritto rivolto ai genitori, maestri e educatori, attraverso il quale Santa Paola ricorda a tutti cosa è il cuore di ogni educazione. Vostro primo dovere e base di ogni educazione è aprire la mente ed il cuore dei vostri allievi a conoscere, amare e servire il Signore, Dio e Padre nostro. Come del resto tutti ne abbiamo l'obbligo ed il dovere. Ma con una fede senza pregiudizi, soda e sincera. Fate che il vostro esempio sia edificante, esemplare la condotta e il loro tratto diventi sciolto. Considerate la vostra missione. Si tratta niente meno che di dare ai vostri figli una seconda creazione. Vi salutiamo ricordandovi l'ultimo Open Day di sabato 19 gennaio. La nostra scuola sarà aperta dalle 9 a mezzogiorno. Da Elena e Maria Vittoria è tutto. Alla prossima settimana!